Dal palazzetto Raiffeisen di Appiano Eppan vi parla Otto Forer e mio fratello Richard Forer questa sera. Buonasera a tutti. E vediamo questa partita del campionato di Serie A Beretta stasera tra il Teamwork Albatro di Siracusa e il Eppan Appiano. Un saluto anche ai tifosi del Siracusa che sono davanti ai PC. Ci aspettiamo una partita a cardiopalmo, in quanto questa partita è importantissima, come del resto ultimamente sono state tutte le partite, in quanto abbiamo una lotta per la salvezza molto molto agguerrita. Vediamo un attimino il punteggio delle squadre. L'Eppan si ritrova a 17 punti, il Trieste a 16, che questa sera però non gioca. Poi c'è, come ho detto, l'Albatro di Siracusa con 15 punti, il Fondi a 14, il Cingoli a 13 e il Molteno che è ultimo a 9 punti. Sta per finire la partita tra il Cingoli e il Fondi e probabilmente il Cingoli andrà a vincere questa partita, anche molto molto importante per la compagine del Cingoli per quanto riguarda la salvezza, e sicuramente per il Fondi la salvezza diventerà un po' più problematica, anche perché il Fondi non ha più tante partite da recuperare. Entrambe le società hanno disputato sinora 21 partite. L'Eppan ha fatto 8 vittorie, un pari e 12 sconfitte. L'Albatro ha fatto 7 vittorie, un pari e 13 sconfitte. Interessante anche a vedere la classifica dei marcatori, che vede Canete con 135 gol, segue Queglio con 128 per quanto riguarda il Siracusa. Cioè i bomber del Siracusa, dell'Albatro, sono questi due ragazzi. E per quanto riguarda l'Eppan abbiamo Starolis che è fermo a 145 gol segnati. Vediamo un attimino i nominativi dei giocatori. L'Albatro si presenta con Javier Grande, con Gabriele Nobile, Nicolò Argentino, Federico Vanoli, Marco Bovicic, Alessio Lobello, Zoe Mizzoni, Valentin Cagnete, Gianluca Vinci, Gabriele Sortino, Pablo Coelho, Dall'Acqua Denis e Molineri, allenatore Giuseppe Vinci e vice allenatore Giovanni Attanasio. Per quanto riguarda la squadra dell'Eppan Appiano, Mister Gavgovic presenta i seguenti ragazzi in campo. Abbiamo Troyer Hofer, Bernd Morandel, Hannes Lang, Alexander Semikov, Alex Biedenhofer, Thomas Branch, Modesta Starolis, Omar Santinelli, Dragan Sliepcevic, Andreas Pircher, Jan Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot, Christian Raffl, Mattias Sepp e Starcevic Ratko. Allora, Ricci, questa partita, prima della partita, a proposito, ho dimenticato i signori Riello, Stefano e Panetta Nicolò, che sono gli arbitri di questa importantissima partita. Ricci, a te due Grazie Otto. commenti. Sicuramente una partita molto sentita da parte delle due formazioni. Vediamo come parte. Chiaramente l'Eppan deve vincere, gioca in casa, deve vincere anche il Siracusa se vuole agguantare l'Eppan in classifica. Per cui alla fine qui abbiamo in questa stagione veramente una guerra per la lotta salvezza, e anche quelli che erano a metà classifica dovevano muoversi per non arrivare nelle sabbie mobili della retrocessione. Vediamo, come ha già detto il Cingoli, che lotta con il Fondi attualmente, Cingoli avanti, e qui purtroppo senza pubblico, sempre come tutta la stagione. Comunque Siracusa
che nel ritorno ha fatto grandi cose, è ritornata completamente senza che nessuno se l'aspettasse. Tanti importanti nomi nella squadra si sono trovati e adesso giocano una bella pallamano. Vediamo se Leppan riesce ad avere una giornata buona per contrastare questa squadra veloce del Siracusa. Sì, sono d'accordo con te, ci vuole veramente una grande partita da parte dell'Eppan per vincere contro questa squadra motivatissima che si presenta in gran forma con la maglietta nera, e l'Eppan si presenta come sempre qua da piano con la maglietta giallo-blu, e sicuramente sarà una partita dura, avvincente, e secondo me saranno i portieri che la decidono, perché sarà una partita non a senso unico ma sarà molto equilibrata. Vedo che in campo per l'Albatro c'è Bobicic, Vinci, Mizzoni, Queglio, Cagnette e Molineri, e in porta Javier Grande, che è un ex qua ad Appiano, ha giocato da noi 5-6 anni fa e poi ha cambiato diverse squadre andando anche a giocare all'estero, in Spagna, in Francia, è ritornato a giocare in Italia con l'Albatro di Siracusa e ultimamente ha fatto vedere delle grandi cose. Leppan d'altro canto con Oberauch e con Wiedenhofer in difesa, con Branch e Starolis al centro, con Omar Santinelli al secondo a sinistra e Singer a primo a sinistra, in porta il vice capitano Rafael Christian. La partita è partita e vediamo l'Albatro con Cagnette in attacco. Difesa 6-0, Deleppan, Bobicic al centro, passaggio al pivot che però non va a buon fine per il Siracusa, Mizzoni non ce l'ha fatta a prendere questo passaggio, Omar Santinelli che è al centro che cerca di dirigere la squadra di casa, bisogna chiudere delle porte dalla parte laterale, bravo Starolis. E difesa 6-0 per l'Albatro. E qua già Leppan rischia di andare in passivo, uno contro uno di Santinelli, Starolis, Seminkov, passaggio a Santinelli che entra, e grandissima parata di Javier Grande, palla ancora per Leppan in attacco. Molto mobile la difesa dell'Albatro, altro tiro che però non va a finire in porta per quanto riguarda l'Eppan, contrattacco con Bobicic che prende la palla, Cagnette, uno contro Wiedenhofer, 9 metri per l'Albatro che ha fatto vedere che è molto mobile in fase difensiva, e questo sicuramente darà dei gratticapi all'Eppan perché la palla deve viaggiare in modo molto veloce per aprire degli spazi per tutti gli attaccanti. Di nuovo Bobicic al centro con la palla, tiro da 10 metri che va a infilarsi alla parte destra del portiere. L'Eppan mi sa un po' contratto, secondo me sente un po' troppo la partita adesso all'inizio, speriamo per l'Eppan che si sbloccherà. Ancora l'Eppan in attacco con Santinelli che va a pescare l'ala destra Oberauch. Ancora Omar Santinelli, uno contro uno. Ecco, l'arbitro dice di stare un po' più calmo in difesa a Mizzoni. Ci poteva stare anche il giallo, comunque niente di fatto. Ecco, un bellissimo gol di Jan Niklas,
che va ad infilare la palla sul palo corto. Chiama lo schema Cagnete. Entra il secondo pivot Vinci. Bobicic che dà la palla al pivot, si prende un bel giallo adesso Oberauch Jan Niklas. Si riparte col 9 metri Bobicic. E altra palla persa del Siracusa Albatro. Controattacco però con palla persa. E qua rischia tantissimo Widenhofer, le va bene col cartellino giallo perché Cagnetti ha cercato l'uno contro uno e Widenhofer ha fatto un fallo che è stato sanzionato con il cartellino giallo. Bella la difesa dell'Eppan con un contrattacco. L'uno contro uno di Semikov, passaggio lungo e adesso Singer all'ala destra che va ad infilare. Ricci, secondo me entrambe le squadre sentono tantissimo il valore di questa partita. Vedo entrambe le squadre che sono abbastanza contratte fino a questo momento e non si sono ancora sciolte. Tu? Sì, manca ancora la fluidità che conosciamo nella squadra del Siracusa. L'Eppan molto disciplinata in difesa, comunque già due gialli per l'Eppan, però vediamo che lavorano bene. Anche il portiere qui riesce a sfruttare una bella difesa. Purtroppo due palle, una di Santinelli buttata un po' al vento. Adesso prima un bel attacco con un bel tiro di Singer all'ala. Comunque è partita ancora chiaramente molto fresca, 2-1 per l'Eppan e continuiamo a marciare, diciamo, questa partita importantissima. Ok, Semenkov di nuovo e questo è un tiro che per Javier Grande non ha avuto un problema. Banoli, Queglio, molto forte Singer adesso qua in difesa su Bobicic. L'Eppan deve assolutamente cercare tutta la zona dei 6 metri e deve muoversi come sempre perché l'allenatore anche dell'Albatro richiede una palla più veloce, come ho sentito da sotto. Queglio continua l'attacco con Bobicic, Cagnete. Qua adesso ci sta il passivo, ma l'arbitro non è di questo avviso. E si prende i 2 minuti Widenhofer in difesa, che è stato appena ammonito 2 minuti fa. E secondo me il giocatore dell'Albatro è proprio andato a cercare questo fallo di Widenhofer, che è stato sanzionato con 2 minuti adesso. E adesso l'Eppan si ritrova con 5 in difesa. Vediamo come riescono a chiudere i varchi. Ecco, non riescono a farlo perché c'è un passaggio al pivot Mizzoni che si gira facilmente e infila la porta di Raffl, che adesso esce e l'extra player Semenkov entra a dar mano alla sua squadra. L'Eppan si trova con 6 giocatori in campo senza portiere,
contro una 6-0 organizzatissima dell'Albatro. Ecco, Singer che si alza dall'ala, Starolis che ancora Singer, e purtroppo per Lepan Singer sbaglia questo tiro che va ad uscire fuori dal rettangolo della porta. Ancora Santinelli in difesa, molto aggressivo, e siamo su due pari dopo 8 minuti e mezzo di partita, sempre ancora con Lepan con uno in meno. Bellissima, ottima parata di Christian che ci mette la pezza a questo attacco, e in due attacchi l'Albatro non è riuscito a fare gol contro 5 giocatori dell'Eppan. Bene per l'Eppan fino adesso, comunque si ritrova ancora a giocare senza portiere, in quanto l'allenatore ha deciso di giocare senza con l'extra player. Bellissima entrata di Omar Santinelli con un passaggio lungo del terzino destro, ancora in difesa. Ecco, adesso entra di nuovo il sesto giocatore per l'Eppan, siamo di nuovo al completo. Qui dobbiamo dire che effettivamente l'Eppan ha fatto bene in difesa adesso negli ultimi minuti, essendo in inferiorità, e in attacco un po' ingenuo in questo caso il Siracusa, che è la terza volta che lo stesso schema non riesce a risolvere. Comunque, ecco, adesso intanto Mizzoni si è preso un'invasione dei 6 metri ed è il terzo attacco che non porta risultati per l'Albatro, e l'Eppan può portarsi adesso sul 4-2 se riesce ad attaccare bene questa difesa organizzata. Vediamo che sul pivot non c'è Dragan Slepcevic ma c'è Branch, secondo me, per quello che ho capito, è ancora un po' infortunato. Seminkov che si prende un altro tiro e sbaglia, comunque è stato, ha ragione l'arbitro, è stato toccato da un difensore, per cui c'è un angolo per i gialloblu. Fino adesso mi viene anche a mancare il tiro di Starolis da fuori, che fino adesso ha sempre fatto ottime cose. Comunque è un altro tiro che non bisogna fare. Un altro tiro che non doveva prendersi Semikov. Abbiamo Starolis che è un cecchino e non l'abbiamo ancora visto fino adesso. Questo è il risultato di un attacco veramente brutto. Veramente brutto. Comunque Ricci, Slepcevic è infortunato, quello che ho capito. Sì, ha una botta e cerchiamo di risparmiarlo il più possibile. Comunque Branch fa del suo meglio, fino adesso niente passaggi al pivot, e pertanto vediamo almeno Oberauch che si prende il cuore ed entra nella difesa. Oberauch ha una velocità e un'esplosività pazzesca e ha aperto dei varchi incredibili, e si è preso anche il giallo Mizzoni per il suo intervento a Jan Niklas, e la squadra di casa si porta in vantaggio per 4-3. E speriamo per l'Eppan che la squadra riesca a sbloccarsi, perché fino adesso questa partita non ha cambiato fisionomia, è rimasta sempre lì dove che nessuno vuole sbagliare troppo, e purtroppo questa volta per l'Albatro ha sbagliato il numero 4 Queglio, che solitamente queste cose non sbaglia. Significa che veramente tutti sentono questa partita in una maniera molto molto profonda, con Santinelli al terzino destro, Semikov al centro. Vediamo adesso come riesce il Leppan ad attaccare questa 6-0 dell'Albatro. Ecco, e qua c'era questo tiro di Starolis
che però Javier Grande ha letto benissimo, intanto al giorno d'oggi con tutti i video che ci sono, i professionisti che hanno la possibilità e lo fanno, si cercano di prendersi delle informazioni che sono positive per loro, e Javier ha parato questo tiro che solitamente è una bordata per tutti i portieri facilmente, e come detto prima questa sarà la partita che verrà decisa dalla difesa, dalle difese e dai portieri. Qua grande sbaglio tecnico, contropiede velocissimo di Vinci che non si fa fregare, qua il pivot non è stato attento e non ha preso il pallone. Otto, siamo già a 4 contropiedi che abbiamo preso, purtroppo in attacco quando qualcosa non va l'albatro è velocissimo, in questo caso sempre con Vinci che vince e convince in pratica in sì, questo caso hai ragione. Dopo una parata del portiere Grande. Bella lotta qua tra Santinelli e tra Vinci. Leppan in attacco ha dei problemi in quanto la palla non riesce a viaggiare come dovrebbe, ci sono troppi uno contro uno, non ci sono delle combinazioni e quello che manca sono i tiri da fuori, sia dalla parte destra di Semikov che dall'altra parte con Starolis. Starolis non è ancora entrato in partita e si è fatto parare il tiro prima. E ancora un ragazzo giovane che però deve assolutamente cercare di sbloccarsi perché Leppan ha bisogno dei suoi tiri da fuori. Intanto siamo sotto passivo, Semenkov, e non si sa perché l'arbitro adesso ha dato i 9 metri, comunque niente di fatto, sotto passivo adesso Leppan, bisogna andare al tiro assolutamente in qualche maniera. Cerca di farlo Santinelli, adesso abbiamo un angolo, è un po' tutto troppo macchinoso e ancora sotto passivo. Otto, manca completamente l'organizzazione in attacco, non sappiamo se Starolis in questo caso non ha contato i passaggi, comunque altro pallone buttato via e attacco molto molto confusionale del Pan, infatti il risultato è cambiato subito da 5 a 4 per l'Albatro. Intanto entra come pivot Lobello, al posto di Mizzoni entra Lobello, Sembobicic al centro, con Cagnette che si prende, c'è stato un contatto che io purtroppo non ho visto, abbiamo Bobicic che è per terra, che si è alzato, niente di grave. Riparte la partita. E qua si prende il giallo Starolis, giustamente per questo intervento su Bobicic. E ancora il Leppan in difesa non è male la squadra della Piano questa sera, bisogna metterlo fino adesso, non è quello il problema, speriamo ancora che vada avanti in fase difensiva. Comunque palla veloce sempre di Coelho, Cagnette che adesso entra,
si prende lo sfondamento e sbaglia parecchio anche l'Albatro questa sera. L'ho visto già in altre partite che sbagliava molto di meno, però si trova davanti a sé una squadra dell'Eppan che ancora non si è sbloccata in questa partita e lo deve fare assolutamente, altrimenti adesso vediamo che Bobičić deve uscire, ha preso un colpo al torace, ha problemi con il respiro, speriamo che non sia niente di grave. Entra al suo posto Cagnete. E qua ci stava il 2 minuti, ci stavano i 2 minuti, perché questo qua è stato un fallo. Anche qui un fallo in aria, chiaramente. Se era 2 minuti da Wiedenhofer prima, doveva essere 2 minuti anche qui. Anche perché è stato in volo, in una fase di volo, non era... Come abbiamo visto prima, anche un giallo dato alla difesa dell'Eppan, giustamente, però prima, in attacco prima, solo una parola alla difesa di calmarsi un po', per cui speriamo che gli arbitri qui tengano la partita in mano. Sì, lo vogliamo sperare per tutti, anche perché una partita del genere è molto molto importante, anche la prestazione da parte degli arbitri, la linea deve essere uguale dall'inizio alla fine, sappiamo tutti che non è così facile. Comunque Santinelli, Semenkov, Starolis adesso al terzino sinistro come prima, va a cercare Singer che però non arriva, arriva al secondo pivot, Singer, entra Semenkov che non fa il passaggio e non fa il tiro da fuori. È tutto molto molto telefonato per quanto riguarda l'Eppan. Vediamo adesso se niente, contrattacco con Banoli e sfondamento su Santinelli, contrattacco dell'Eppan che però poi ferma tutto. È una partita, Ricci, tecnicamente veramente molto molto scarsa, cioè una delle partite più brutte che ho visto quest'anno. Ma non so, sono senza parole, Otto. Anche in questo caso Semenkov che va avanti in velocità, non passa la palla all'ala, ferma il tempo, per fortuna che adesso si prende il cuore e fa questo gol. Comunque intanto non bella da ambedue i lati, non bella, molto molto non cattiva ma molto macchinosa. Sì, vero questo. 5 pari dopo 19 minuti con Cagnete per l'Albatro che passa all'Obello, adesso vanno lì verso il centro, 1 contro 1. Ecco, anche lì Modestas che non aiuta, queste sono le situazioni dove rischi anche un 2 minuti e qui abbiamo la stessa cosa di prima, sicuramente un 2 minuti giusto per aria, però diciamo ci stava anche a Semenkov prima, per cui adesso si continua un po' con delle decisioni che speriamo che vadano meglio. Comunque questa decisione è sicuramente giusta e l'Eppan che soffre di nuovo in 5 in difesa e non si è ancora sbloccata nonostante che siamo al 19esimo. Comunque vediamo avanti questa partita, vediamo l'Eppan che sicuramente vuole e ancora non va così come dovrebbe andare. Qua ci sta, i 7 metri ci stanno benissimo, Wiedenhofer non ha giocato in difesa, lui ha subito questo cambio direzione e si appresta Cagnete a fare il rigore. E gol per l'Albatro su rigore,
Vediamo che qua Javier Grande organizza la sua difesa e nel frattempo c'è il time out. Diamo un attimino spazio alla pubblicità. Riprendiamo questa partita che si sta mettendo un po' male per l'Eppan, comunque la partita è ancora lunghissima e adesso è stato cambiato, sono stati cambiati due giocatori. Entra per l'Eppan il pivot Sljepčević e anche Ratko Starčević al centro. Adesso abbiamo tre tiratori da fuori con un pivot che è nato pivot. Quindi dovrebbe dare una mano a spaccare questa difesa dell'Albatro. Comunque si gioca senza portiere, per cui vediamo se Starolis e adesso anche Ratko Starčević riesce a dare una mano a questa squadra che ha bisogno di gol. Ecco, finalmente un altro tiro da fuori contro questa 6-0. Naturalmente è la soluzione da fare, però la soluzione è da cercare nei lavori di combinazioni a due e a tre e non giocando uno contro uno. Dall'altra parte Cagnete che fa un bel passaggio all'ala sinistra che però sbaglia il tiro, palla di nuovo per Lepan sul 6 a pari con di nuovo il portiere che esce. Ancora Starčević, Starolis che non si alza questa sera, intanto prende botte in difesa Seminkov da parte di Mizzoni che ha una grinta incredibile in difesa, assolutamente grintoso, e Lepan sembra molto molto pauroso di questa, da giocare contro questa squadra. Intanto una difesa molto agguerrita dell'Albatro sul pivot. Qua rischiamo adesso di nuovo di andare sotto passivo con Starčević che ha la palla e adesso Starolis perde quasi il pallone, comunque si salva col pallo di Bobičić. Adesso bisogna andare al tiro perché c'è il passivo, niente di fatto e il passivo viene dato. Bobičić ha la palla, controattacco veloce con Coelho che fa il passaggio a Vanoli, di nuovo all'ala sinistra Vinci e la partita è ancora ferma su 6 pari. Una marea di palloni buttati via sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, una partita come ho detto prima bruttissima da vedere, però molto avvincente in quanto riguarda il risultato. Bene in difesa Lepan, adesso anche adesso però ci dovrebbe venire il passivo, eccolo che è arrivato il passivo per Lepan con Cagnete, Vanoli che va a tirare, Singer si prende la palla, va in controattacco e deve cercare di fare gol ma niente di fatto, comunque palla a Lepan e un giallo per Vanoli. Vediamo che è molto in forma
Javier Grande, che ha giocato pure a Deppan. E qua è Starolis, invece di tirare da fuori, incomincia a giocare uno contro uno con questo Mizzoni, e questi sono problemi per Lepan. Intanto chiama lo schema Starcevic, sotto passivo di nuovo Lepan, bisogna andare al tiro assolutamente, e con un grandissimo colpo di fortuna Semenkov ha fatto il gol. E forse Javier Grande non ha visto partire bene il tiro, fatto sta che Lepan si riporta in vantaggio per gol su 7-6 al 24esimo e 30 secondi del primo tempo. Bobicic, Cagnete, Coelho, Epan 6-0, sono dei altissimi ragazzi qua in difesa. Comunque la palla viaggia molto velocemente, e qua ci stanno i 7 metri e anche secondo me i 2 minuti su Starolis. E l'Albatro ha la possibilità di portarsi sul 7 pari con un rigore che va a tirare Cagnete come prima, con Rafael Cristan che è in porta. E grande parata di Christian Raffl, grande parata su questo tiro di rigore, e speriamo per Lepan che Christian adesso incominci a parare come riesce a fare. E qua ha sbagliato la difesa dell'Lepan con questo passaggio a Mizzoni, che è andato a posizionarsi tra il primo e il secondo in difesa. Di nuovo, di fatto la partita continua su questi ritmi molto molto blandi e su azioni molto molto poco organizzate. Rientra Santinelli al posto di Starolis al terzino destro, con Starcevic al terzino sinistro. Entrata al 2 pivot. E adesso ha fatto un altro gol fuori. E questa sera è una sera un po' più migliore, diciamo, degli ultime partite. Semenkov riporta l'8-7 per Lepan. E Lepan comunque 5 in difesa e deve muoversi molto ma molto. E qua c'è lo sfondamento che secondo me era dubbio, comunque l'arbitro gli ha dato sfondamento giusto, Otto, perché la difesa era sui 6 metri, e per cui se fino adesso c'è stato. E infatti anche la protesta dell'allenatore del Siracusa, che però d'altra parte bisogna dire fino adesso se hanno sbagliato come dici tu, magari siamo comunque sotto ancora con le decisioni dell'Epan, a parere mio. Adesso qua è stato lo sfondamento e qua hanno sbagliato sicuramente, perché Ljepčević è entrato tra due giocatori che erano entrambi in movimento. Speriamo che non vada a finire male questa partita, perché già adesso vediamo che verso la fine potrebbero esserci dei problemi, in quanto la linea di fischiare non è molto molto chiara, diciamo, da parte degli arbitri. Comunque Mizzoni con Bobicic per l'Albatro. Bobicic tiro da fuori e qua sbaglia il portiere dell'Epan. Sì, bel tiro anche, Otto, di Bobicic, che tira durante la corsa, tiro molto difficile anche per il portiere. E comunque vediamo che tutta questa rosa di giocatori dell'Albatro sono bravi e si impegnano a tenere il risultato 8 pari. Intanto il risultato.
chiudono molto bene su Starolis, ma molto bene chiudono su Starolis. E qua è stato perso una palla e Vinci va in contrattacco e porta in vantaggio per 9-8 l'Albatro, sempre in contrattacco. Il quinto gol abbiamo preso in sì. Vediamo che oggi Starolis proprio non c'è, e viene difeso bene, però con tre giocatori che ci sono adesso che possono tirare da fuori, alla fine rimane solo Semikov e questa finta di Starolis non porta niente. Lui deve alzarsi a 10 metri e tirare come sa fare. Intanto si prende un 9 metri, notiamo una squadra dell'Albatro che è molto molto accanita in fase di difesa, cerca di prendere palloni per andare poi in controattacco. Qua si prende ancora l'angolo Leppan, comunque sotto passivo, bisogna andare a sparare subito, altrimenti è di nuovo una palla persa, pallone di nuovo murato da parte dell'Albatro e ci sarà ancora un passaggio e bisogna tirare, e salva tutto Semikov con un tiro sotto mano. Vediamo Semikov oggi che fa una bella partita, comunque a 10 secondi dalla fine del primo tempo vediamo un muro in difesa dell'Albatro, difendono bene con un bel muro e contropiedi in attacco, il resto storia, però intanto questi contropiedi fanno male e vediamo che il risultato 9-9 la dice lunga. La partita riparte, ci sono ancora 12 secondi al fischio finale del primo tempo. Adesso Leppan deve assolutamente cercare di fare anche fallo e di non far andare a tiro. E qua si salva con un palo e il contrattacco viene bloccato perché intanto l'orologio dice di no. Niente, ci vediamo tra un 10 minuti abbondanti per il secondo tempo con il risultato che è fermo sul 9 pari. A dopo.
a bite. Woo! TIM Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali TIM Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. TIM Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti,
in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Tutti in campo di nuovo qua al palazzetto Raiffeisen di Eppan a Piano per il secondo tempo di questa partita, che fino adesso ha fatto vedere una marea di errori da parte di tutti i protagonisti nel campo, e vediamo chi riesce a portarsi a casa questi importantissimi due punti per la lotta per la salvezza. Starolis fino adesso ha fatto vedere poco per l'Eppan, speriamo per i gialloblu che anche lui riesce ad entrare meglio in partita come ha fatto nel primo tempo. Ancora Starolis che finalmente si sblocca e fa partire uno delle sue bombe e porta in vantaggio per 10-9 l'Eppan all'inizio del secondo tempo. Speriamo per loro, per la squadra di casa, che riesca a partire bene in questo secondo tempo. Sempre 6-0 per l'Eppan, con Bobicic, Coelho, Cagnete, e palla persa per l'Albatro, controattacco con Starcevic, Seminkov che va a tirar fuori un tiro che non ho visto quest'anno da lui. È il primo che vedo così di Seminkov. Sì, dai, partiti bene, in 1:30, 2 in vantaggio, e speriamo che vada così. Ecco, sta di tutto adesso giocare bene in difesa per chiudere i varchi, che però qua non è andato in porto perché Mizzoni ha preso una palla fantastica da parte di Bobicic che riduce lo svantaggio ad un gol. Entra di nuovo Slepcevic al pivot per quanto riguarda l'Eppan, con Starcevic adesso al centro e Starolis e Seminkov ai rispettivi terzini. Sempre 6-0 e questa volta niente, Javier è andato sullo stesso palo dell'ultimo tiro, e qua l'arbitro segna il rigore perché purtroppo per l'Eppan si sono mossi troppo in ritardo. Ci sta questo rigore che va di nuovo, in questo caso va Vinci a fare il tiro dai 7 metri. Christian, esperto portiere, vediamo come riesce a parare, e non para perché Vinci si inventa un tiro velocissimo. Ecco che dopo un altro 1:30 il Siracusa si porta alla parità dopo un tiro sforzato di Starolis e una palla persa, e per cui qui tutto è possibile. Sembra l'Albatro che attualmente è più lucido, e l'Eppan si muove bene, ma sarà da soffrire questa partita. Questo qua però bellissimo. È stato un bel attacco, un finalmente. Bel attacco, un bel gol di Singer, difficile come tiro. Otto, cosa ne dici? Le difese oggi picchiano, e mi sembra che se non ci sono i gol di contropiede qui è dura. Sì, hai ragione, le difese, tutto imperniato sulla difesa, e
qua Christian Paran, bel pallone di Queglio che però ha fatto un tiro un po' telefonato, controattacco con Starolis ed è questo il primo controattacco veloce che vediamo sì, dell'Epan. Il primo che vediamo, la squadra c'è, però bisogna anche avere la difesa buona e il portiere che para e così si può anche andare. Sì, ma mi sembra anche che l'Epan è entrato in un altro, con un'altra anima in questo secondo tempo. La vedo la squadra un po' più, più sveglia, più in campo e speriamo in bene per la squadra di casa. Comunque l'Albatro ha anche i grossi problemi a giocare contro questa 6-0 con questi ragazzi enormi in difesa, che siano poi Brands, Starolis, Starcevic e anche dall'altra parte Seminkov, sono tutti ragazzi che sono 1,90 m di altezza. Vediamo anche che Canette, che ha fatto delle partite con 10-13 gol fino adesso, soffre anche lui oggi questa difesa dell'Epan. E c'è Bobicic che si prende il cuore in mano, e molto molto migliorato dalla partita di andata Bobicic. C'è questo attacco, questo scambio tra Branch e Sliepcevic, attacco in difesa. Adesso vediamo Starolis, quindi Seminkov, Starcevic qua. Sì, sì. E qua ci stava il rigore secondo me, però l'arbitro non era di quell'avviso. Comunque niente, l'attacco dell'Albatro di nuovo con Bobicic ancora. Bobicic che lotta, un bel adesso giocatore. va a finire per terra e vediamo che speriamo anche che non si sia fatto niente. Ha già avuto all'inizio del primo tempo, ha già sofferto lì una botta, adesso un'altra. Comunque si alza, ritorna a giocare, buon per lui. Tanto Christian in porta implora ai suoi di giocare bene in difesa, di chiudere tutti gli spazi. Queglio, attacco verso il centro, va a cercare il pivot, non lo trova, palla per l'Epan ed una invenzione di Singer. Bravissimo anche Oberauch, ma Singer oggi lotta in difesa, mai visto alla una grande, cosa del genere, alla bravo grande. Singer alla grande. Adesso vediamo anche che la partita si scalda un po' di più, anche qua sopra in regia ci scaldiamo un po' di più, anche perché manca il pubblico, dobbiamo lavorare per altri 20 che ci mancano. E grandissima parata di Christian su Vinci, controattacco dei questo giallo-blu. Sarebbe il momento, Otto, di partire. Bel passaggio delicato. Ecco, e in questo caso Seminkov ha fatto una delle rare cose che stava per fare in tutto il campionato, ha fatto un passaggio alla sua ala destra. E non ricordiamo che Oberauch è uno dei migliori giocatori su questa posizione a livello nazionale, lo possiamo sicuramente uno dei migliori mancini che ci sono in campionato, soprattutto sbaglia pochissimo, e grande che ha giocato con lui, lo conosce anche bene. Sì, questo pivot che è una montagna alla fine, Otto, sì, 110 kg sicuro. In questo caso Queglio ha giocato molto molto bene, ha fatto un cambio di direzione, ha cercato il pivot e lo ha trovato, ha sbagliato in combinazione difensiva l'Epan. Entra il Bortolot in porta, il più grande contro il più piccolo in campo, sicuramente quello che ho capito io, e vediamo se riesce
a parare questo pallone. Vinci, l'ultima volta ha fatto un tiro velocissimo, adesso fa freddo, fa un tiro schiacciato alla parte destra del portiere. È logico che non va a cercarsi un angolo alto, perché Ortolozzi con i suoi 2 metri è lì, ha dei vantaggi. 15-13 dopo 8 minuti e 15 secondi del secondo tempo. Però il Siracusa adesso, Otto, non molla, si è svegliato, rischia molto di più, veloce, e speriamo che Leppan tenga, perché Semikov gioca leggermente da solo attualmente. E qua hanno fatto una bella scala per Vanoli, che ha incrociato il tiro. Peccato, questo è un tiro molto sporco per Raffl. Peccato, siamo subito di nuovo al 15-14. Ci puniscono subito e sembra che la seconda parte della partita veda anche più gol. Ma adesso Javier Grande si gasa contro questi tiri da fuori. Lui sta fermo, guarda benissimo, e vediamo che il commissario campo ferma la partita. Vediamo che Beppe Vinci, l'allenatore del Siracusa, discute con l'arbitro per quanto riguarda il risultato, che è fermo sul 16-14. Lui dell'avviso che sono stati solo 15 gol che sono stati segnati, effettivamente è così, sono stati solamente fatti 15 gol da parte dell'Eppan, per cui si riparte con l'Eppan col più 1. Ecco, Siracusa con la sua palla veloce, con questi ragazzi veloci che ha, comunque deve andare sotto passivo. E grandissima parata di Christian Raffl, peccato, e si prende la palla di nuovo l'Albatro, che adesso sta entrando veramente in una grande fase di grande partita. E, palle veloci, entrata secondo pivot da parte di Vinci. E qua ci sta un fallo normale di 9 metri di Starcevic su Cagnete. Alla fine, Otto, nel secondo tempo la parte principale dell'Albatro l'ha fatto il portiere. E qua, guarda, qua Coelho ha fatto un'invenzione, ha fatto un uno contro uno e ha fatto saltare Starolis, che si prende pure i 2 minuti, che sono già i secondi, secondo me, è giusto? Ho perso il conto, Otto, ma so che abbiamo preso solo noi 2 minuti fino adesso, se non sbaglio. Sì. Vuol dire che Siracusa entra nei spazi piccoli e riesce a tirar fuori 7 metri e 2 minuti. Ecco, una squadra molto effettiva che riesce a tirar fuori tantissimo dai suoi ragazzi, che sono preparati molto molto bene dal punto di vista della tecnica e dal punto di vista delle combinazioni in attacco. In difesa non mollano e hanno in Javier un portiere che riesce a leggere i tiri da fuori, e questo per il Leppan è un problema. Per cui la partita si riprende sul 15 pari. E purtroppo l'Eppan era in vantaggio per 3 gol, 15-12, adesso ci ritroviamo al 15 pari con l'entrata di anche qui 2 minuti, 8 li avrà visti meglio l'arbitro, per cui non discutiamo, però da questa postazione non erano grandi 2 minuti, assolutamente. Comunque, no, ha visto l'arbitro un fallo sul braccio e sanziona subito
il giocatore adesso dell'anno. Ricci, vediamo come Beppe Vinci mette in campo la squadra, se gioca con il portiere, se gioca con l'extra player, se lascia tutto com'è con 5 in attacco. È una fase molto importante, come d'altronde tutti i palloni di questa partita sono ugualmente importanti. Vedo che opta per il extra player, significa che Leppan ha la possibilità di giocarsi un contrattacco veloce, anche essendo però uno siamo e meno, anche noi ecco. Uno e meno 8, sì, sì. Per cui rimane 6 contro 5 l'attacco, senza portiere per l'Albatro. Ci sono dei problemi con il pallone, che ogni tanto la troppa pece. Sì. Anche le anime qui nelle panchine si scaldano. E così come sembra adesso, la partita andrà avanti fino alla fine. Altro sfondamento, ci sta tutto da parte di Bobic su Oberauch, penso che sia stato. Altro cambio attacco difesa di nuovo adesso con Santinelli, extra player. Leppan non ha portiere ma ha il sesto giocatore, speriamo per Leppan che faccia andare la palla velocemente, le ali molto larghe, e cercare di fare un gol sfruttando la situazione della difesa che è solo in 5. Ma questo è troppo telefonato per tutti, la palla non va verso le ali e questo è il problema, bisogna lavorare. E qua ci stanno i 2 minuti assolutamente, perché anche qui è troppo, questi dare sono 2 minuti perché Starcevic era in una comunque fase di volo. Comunque vediamo un Oberauch che dietro lì non riesce ad avere la palla né da Santinelli né da Semikov. Disperato lì sull'ala con tanto spazio, ma non va. Omar. 16-15 per Leppan, con l'Albatro in attacco, Vanoli, Coelho, Molineri, Alala. C'è tutta l'Argentina qui che gioca. Otto. Sì, e meno male che c'è un altro attesino in porta a metterci una pezza, altrimenti sono casini. Comunque l'Albatro non molla, è partita adesso nel secondo tempo anche bella. Difese molto compatte e tiri da fuori, palla persa adesso, palla persa. Bobic in controattacco, Leppan non è ancora organizzato in difesa, meno male che adesso hanno lavorato bene in questa 6-0. Intanto anche un po' di cambi da parte dell'Albatro, entra Gagnete e Lobello al pivot. E questo è stato un tiro da fuori che è stato sanzionato per 2 minuti da Aslepcevic. Purtroppo Otto qui fallo sì da 2 minuti magari in aria, l'abbiamo visto anche prima in altre occasioni, fallo sul petto, però bel tiro sull'angolo corto di quello e si riportano alla parità. Qualche difesa ogni tanto ingenua o troppa durezza in questo caso su quello.
Allora, si riparte con l'Eppan, con l'extra player di nuovo. Senza portiere significa... E l'Albatro sempre con la 6-0, con Mizzoni al centro che chiude bene gli spazi per tutti. Entra il secondo pivot, adesso è un tiro sparato di Starcevic, che in questo caso l'Epo non ha avuto quell'attimino di pazienza di giocare il pallone. Cioè, con forza non riesci a giocare contro l'Albatro, devi giocare con una palla veloce e con delle combinazioni. Comunque, e qua ci sta il rigore, qua ci sta il rigore. Sì, ci sta Otto, però è un doppio vantaggio, o fischiano subito o rigore netto. Starolis era da solo, ha dovuto lasciarlo andare, e per cui siamo di nuovo al rigore sul 16 pari. E Vinci non si lascia prendere questa opportunità e riporta l'Albatro in vantaggio per un gol. Adesso time out, ci sentiamo tra un minuto per la pubblicità. Sul risultato di 17-16 per l'Albatro a un quarto d'ora alla fine della partita, e l'Eppan ha dovuto subire un'altra sanzione per 2 minuti, per cui si ritrova di nuovo con un giocatore in meno, però il portiere è uscito e in questo caso si gioca anche in 6 in attacco, ancora con Starolis che adesso cerca di smarcare Starcevic. E qua c'era il cambio direzione e ha dato passi che secondo me non erano. Comunque l'arbitro ha fatto il segno dell'errore tecnico da parte del giocatore dell'Eppan, e il Siracusa adesso ha un attimino di possibilità. Comunque palla persa per loro e contrattacco veloce su palla recuperata di Seminkov, di Branch, il gol. 17 pari, perfetta parità a 14 minuti dalla fine di questa partita combattutissima, e sarà ancora più combattuta negli ultimi minuti sicuramente per tutti noi che vediamo la partita sia qua che davanti ai PC a casa vostra. Altra palla persa e adesso di nuovo in controattacco con Oberauch, che non si fa fregare dal portiere e fa un gol bellissimo, e ci voleva questo vantaggio adesso per l'Eppan ed una convinzione, perché contro questa squadra dell'Albatro ci vuole una squadra convinta soprattutto in difesa, e vediamo che l'Eppan riesce anche a fare i gol in controattacco prendendo questi palloni che sono stati persi dalla squadra siciliana. Vanoli, Coelho di nuovo, ancora Vanoli, Cagnete, adesso dovrebbe venire il passivo per il Siracusa, no, e qua l'Eppan rischia di prendere il rigore,
è andata bene per Leppan in questo caso, che secondo me era rigore. L'arbitro ferma la partita per far pulire il parquet, no, per mettere a posto la piastrella lì della ginnastica. Pallone per l'arbitro Queglio di nuovo con Vanoli, e richiamano il passivo, e qua c'era un fallo, ci poteva stare anche lo sfondamento, comunque niente. Fermiamo il tempo, ecco, momentaneamente la squadra siciliana gioca senza Bobicic e ne risente parecchio, e Vanoli, Queglio di nuovo che fa un passaggio fantastico all'ala destra, Molineri che beffa Christian in pull, palo corto, 18 pari a 12 minuti dalla fine di questa avvincente partita. Adesso diventerà una lotta fino alla fine, assolutamente. Entrata secondo pivot ancora con palla Oberau. E veramente Semenkov questa sera sta facendo un'ottima partita in attacco e riporta Leppan in vantaggio con questo bellissimo gol segnato da Oberau. Jan Niklas alla posizione del pivot, rientra Lobello, ma rientra per il Siracusa all'albatro, rientra anche Bobicic col numero 32 al terzino sinistro. E altri due minuti per Leppan, in questo caso per Starcevic, per questo fallo fatto sul pivot dopo un passaggio schiacciato di Bobicic. E ci stanno questi due minuti effettivamente. Comunque vediamo che il Siracusa sicuramente fino adesso ha fatto vedere una difesa più disciplinata, non ha preso sanzioni a parte una volta di due minuti, ma Leppan adesso già ne ha presi sei o sette, non ho più, ho perso i conti, e si ritrova di nuovo a giocare con una persona in meno. L'allenatore decide di mettere in campo il sesto giocatore, ha messo di nuovo in campo Santinelli, in questo caso al centro, con Starolis ai terzini e con, al terzino, e con Semenkov di nuovo al terzino. È uno dei momenti più caldi della partita, perché adesso se Leppan vuole vincere la partita deve assolutamente cercare di segnare, di fare gol, come ha fatto adesso. E la partita è stata fermata, due minuti per Bobicic. Anzi, il gol non è stato dato, il gol non è stato dato. Stranamente, perché io ho visto che l'arbitro ha fischiato effettivamente dopo il tiro, secondo me è stato un gol regolare, ci potevano stare i due minuti, ma non i due minuti e il gol. Ricci, hai visto questa situazione di... Ma io adesso, Otto, l'ho vista di là, o hanno dato dei passi che comunque non ho visto, ma non possono dare due minuti fischiando dopo il tiro di Starolis. No, vabbè, si continua ancora. E prarata di nuovo di Javier, che non si fa pregare a fare queste parate sui tiri da fuori. La partita si scalda enormemente adesso, entriamo nella fase molto cruciale della partita. Assolutamente bisogna cercare di stare calmi anche qua in tribuna. Comunque
di nuovo è il commissario Campo che ferma sì, tutto. Infatti questo commissario è la terza volta che fischia e non è successo niente in pratica. E si prende due minuti un giocatore dell'Eppan in difesa, cioè in panchina, giusto Ricci? No, sembra che ci sia stato un cambio irregolare, ma adesso ci sono tre allenatori in panchina e c'è anche un cambio regolare, Otto. Non so come possa succedere, ma comunque siamo in quattro e è una cosa che può essere molto molto grave. Questo è molto molto difficile adesso per l'Eppan, perché giocare in quattro per due minuti è molto molto difficile, anche perché sappiamo che l'Albatro in queste situazioni riesce con le loro palle veloci a cercare gli spazi per sia il pivot che per le ali. Adesso dipende tutto da questi quattro giocatori che devono muoversi, devono correre in difesa, e anche dal portiere, dipende tutto da loro cercare di sopravvivere per questi due minuti. La partita è ancora lunga, ci vediamo. Vediamo che siamo a 10 minuti dalla fine, scarsi, con il risultato fermo su 19 a pari, con la palla in mano a Lobello. Otto, io qui dalla postazione vedo due cartellini di due minuti con lo stesso numero, c'è un po' di confusione anche sul tavolo adesso. Ecco, qua naturalmente, come ho detto prima, questi passaggi alle ali poi vanno a far male. Eppan si ritrova sotto di un gol giocando solamente in quattro, e adesso pure il Siracusa e l'Albatro gioca solamente in cinque, sarà una lotta. Esce Christian Raffl e si gioca con Starolis di nuovo al posto suo. Omar Santinelli che cerca l'uno contro uno, rientra Raffl, adesso entra anche Singer. Due minuti sono passati per un giocatore, ma manca ancora un altro. Giochiamo 5 contro 5 in attacco e adesso qua c'è lo sfondamento che c'è, passaggio. Qui danno sfondamento. Vedendo con i sfondamenti che hanno dato oggi, la linea è quella e per cui ci può anche stare, Otto. Adesso l'Eppan non deve prendere gol, assolutamente non deve prendere gol, perché è un momento, e qua buonanotte per l'Eppan, qua ci sta il rigore assolutamente giusto, è uscito in una maniera troppo precocemente Semenkov. È brutto fallo anche da parte di Semenkov, che si prende rosso, e siamo di nuovo in quattro e la partita ha una brutta svolta adesso sotto. Assolutamente, anche perché il Siracusa gioca la sua partita senza grosse emozioni, giocando bene. Qui c'è la panchina che si scalda del Siracusa. Adesso hanno cambiato giocatore e non è più Semenkov che esce, ma è Branch. Bene, Otto, siamo in quattro, un rigore per Siracusa sotto di uno. E gli arbitri e il tavolo ha dovuto uscire perché è dovuto uscire perché ha fatto lui il fallo alla fine, ci hanno ripensato e hanno dato a lui due minuti e il cartellino blu. C'è un po' di confusione fra
diciamo che c'è una confusione generale in questa partita stasera. Speriamo adesso per Lepan che Christian pari questo rigore, che come al solito va a tirare Vinci, per la squadra dell'Albatro, e poi vediamo un rush finale di questa partita che non è ancora decisa. Comunque Lepan adesso deve cercare di stare molto ma molto attenti e cercare di rimettersi in partita. E adesso Otto con quattro persone in attacco sarà molto molto dura. Comunque ci sono ancora 8 minuti. Altro gol di Vinci su rigore, che riporta la sua squadra a più 2. E Lepan gioca con l'extra player Slepcevic. E vediamo che Bobičić dirige molto bene la sua difesa, a dire non usciamo, facciamoli giocare, facciamoli andare sotto passivo. E qua però c'è stato un ottimo passaggio di Santinelli al pivot Dragan Slepcevic, e questo gol ci voleva assolutamente, e adesso ci vuole un'altra difesa molto forte e la voglia di prendersi questi palloni, altrimenti vedo buio per la squadra dell'Oltre Adige questa sera. E qua secondo me l'arbitro ha visto bene che c'era l'invasione del pivot, e siamo in 5, vediamo che arriverà l'extra player, e meno 1 per Lepan, 7 minuti 8. Anche Lepan qui grande che fa il grande Otto e prende questo pallone di Starolis. E qua Javier ha fatto vedere di che stazza è fatta. Vedi, e Starolis parte in 20 Vanoli, secondi Otto. Vanoli che con la sua velocità entra in questi spazi. Infatti, pazzesco. Starolis in 20 secondi, un errore in attacco, un errore in difesa e di nuovo meno 2. Due minuti per Mizzoni adesso, per un fallo che io personalmente non ho visto, comunque bene per Lepan, e niente, la partita continua sempre con il Siracusa in vantaggio per 2 gol a 6 minuti dalla fine, anzi a 5 minuti e mezzo dalla fine. Adesso è Lepan in attacco con un giocatore in più, vediamo se riescono ad trarre vantaggio di questa situazione. Passaggio all'ala che va, e qua Javier salva tutto quanto, prima il palo e poi su un tiro di Semenkov. Niente di fatto, ci vediamo tra un minuto, c'è il time out da parte dell'Albatro.
momento le cose si complicano. Si riprende qua la palestra Raiffeisen, questa partita che si è messa molto male per l'Epan, che è sotto di 2 gol a 2 minuti e mezzo dalla fine, e adesso si prende un 9 metri Santinelli e sono 2 minuti, adesso l'arbitro va a cercarsi proprio le finezze, e 2 minuti per Bobicic che non ha lasciato subito la palla. Vediamo che ci sono un po' di situazioni da mettere a posto tra gli arbitri e tra il commissario campo. Vediamo quando riprendiamo la partita. Ok, si riparte con Santinelli, adesso l'Epan deve subito fare gol, subito, con Singer che fa questo gol importantissimo, e adesso l'Epan
rischia qualcosina, anche perché l'Albatro si ritrova con un giocatore in meno, porta fuori Singer su Coelho e Oberauch su Cagnete, gli altri 4 contro 4 con Molineri che cerca naturalmente di giocare nel suo contro 1 contro 1. Anche qua ci sta il passivo adesso e viene dato, palla per Lepan che ha la possibilità di portarsi al pari. Niente di fatto ancora, niente, palla di nuovo a Santinelli, un minuto e mezzo alla fine, Lepan in svantaggio di un gol. Ci vuole un gol subito adesso per Lepan. Ancora Singer all'ala e fa un altro gol e adesso siamo sul perfetto pari a un minuto e 10 secondi alla fine, l'extra player di nuovo per Siracusa, l'Albatro ancora con la 4-1, ancora in time out il Siracusa, ci sentiamo tra un minuto scarso. Adesso riprendiamo la partita con l'empty goal per l'Albatro che adesso ha la palla e Lepan porta fuori due giocatori per contrastare l'attacco e qua subito deve andare sotto passivo, assolutamente, ecco, e questo tiro sotto mano porta in vantaggio di nuovo l'Albatro con Lepan che deve adesso cercare di fare almeno questo gol per fare almeno questo un punto e qua c'è lo sfondamento. Dato su Slepcevic, palla persa, il Siracusa a 28 secondi dalla fine ha il pallone per portarsi al più 2, adesso Lepan deve rischiare tutto per prendere quest'ultimo pallone, cercando di non fare fallo, c'è un'enorme confusione sulla panchina da parte dell'Albatro e dall'altra parte, nessuno capisce più niente di questa partita. Adesso bisogna fare... Ognuno prende un uomo e adesso Lepan è molto molto sotto pressione per questo finale di questa partita. Discussioni a non finire. Coelho che ha la palla. E gol e partita vinta del Siracusa, dell'Albatro. Speriamo che non finisca. Ecco, e qua adesso c'è stato un colpo in faccia a Santinelli. Tutti si muovono e io avevo già pronosticato all'inizio. Speriamo che non finisca male la partita. Colpi a destra e a sinistra che non portano a niente, purtroppo sono brutte situazioni in campo che
grande confusione con la partita finita ormai. Purtroppo per l'Eppan la partita è andata persa. Cartellino rosso per Santinelli, che però è per un giocatore, non riesco a capire bene come Santinelli possa aver preso il rosso. È stato lui a aver preso un colpo in faccia, quello che ho visto io. Comunque sono delle brutte situazioni che sono nate prima e si sono poi accavallate tutte quante queste situazioni negative e hanno portato a una fine brutta, e speriamo che dopo la partita tutti si rimettono in pace. Santinelli deve uscire dal campo. E fa l'ultimo gol questo Starolis adesso, a partita finita. Il Siracusa ha meritato questa vittoria perché era più conscio dei propri mezzi, ha vinto una partita nella quale il portiere ha parato più del normale, ha vinto la partita con un gioco molto veloce e l'Eppan d'altro canto ha sbagliato troppo in fase difensiva, ha preso troppi 2 minuti e alla fine ha dovuto arrendersi a questa squadra siciliana, che adesso ha fatto un notevole salto in avanti dal punto di vista della classifica e si porta 17 punti, ugualmente come l'Eppan. E per l'Eppan si stanno complicando le cose, in quanto l'Eppan ha ancora diverse partite da fare contro squadre di rango molto alto. In questa situazione adesso bisogna continuare il lavoro. Vediamo che la squadra del Siracusa gode di questa vittoria e vediamo che l'Eppan purtroppo esce a testa bassa da questa partita. Ci sentiamo alla prossima. Saluti a tutti e grazie di aver partecipato a questa partita.